Now I give the floor to His Excellency, Mr. Roberto Ciambetti, President of the Council of the Veneto region in Italy, who, as Olivia just mentioned, has been the best promoter of this project. I also want to congratulate him as he has been re-elected for a second mandate that will last until 2025. He is also Vice President of the Bureau of the European Committee of the Regions. Excellency, you have the floor. Il mio saluto sincero a tutti, e in special modo all'IFFD, in particolare all'amico Ignacio Sosias, all'UN DESA, a Daniela Bass, all'UN Habitat. Un caro saluto a tutti i partner internazionali del nostro progetto, a partire dal Brasile, il governo del Paranà, la città di Curitiba, di Sao Paolo e l'Università UNINOVE, del Dipartimento Bocche del Rodano della città di Marsiglia, Sylvie Carega e Jean-Marc Luyer, dalla Carinthia, Beate Pretner, dalla Grecia, al Friuli-Venezia Giulia e alla città di Vicenza. Il progetto Città Inclusive per Famiglie Sostenibili è un'alleanza tra regioni e territori di tutto il mondo, promosso dalla Federazione per lo Sviluppo della Famiglia, assieme alla Regione Veneto, in collaborazione con la rete ELISAN, un'iniziativa che mira a rispondere alle necessità delle famiglie in questi 10 aspetti stilati sulla base dell'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile 2030. L'alloggio, nuove tecnologie, educazione, sanità, sicurezza, aria pulita, trasporti, accessibilità, tempo libero e turismo, famiglie vulnerabili. Il nostro impegno consiste nel presentare una volta all'anno, in osservanza del World City Day, i risultati in questi ambiti e in particolare l'implementazione dell'obiettivo 11, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Dopo l'evento alle Nazioni Unite dello scorso anno a New York, siamo stati accolti con un gruppo internazionale di esperti nel mese di novembre del 2019 nella città modello di Curitiba, che ringrazio, dove abbiamo lavorato con la prestigiosa Università di Sao Paolo UNINOVE, coordinatore accademico di questo progetto, in modo da offrire una piattaforma internazionale di dialogo e di scambi che vi verrà poi presentata. Territori inclusivi e risposti all'emergenza Covid-19. In Veneto abbiamo affrontato l'emergenza Covid attraverso una strategia articolata, coinvolgendo da subito i cittadini e le famiglie, con il supporto decisivo dei medici di base, chiamati a supportare i pazienti curati a casa, test rapidi, quarantena e isolamento, attivazione di team diagnostici mobili e un attento monitoraggio a domicilio. Contestualmente all'emergenza sanitaria, la Regione ha affrontato l'incremento della domanda sociale di assistenza, domanda praticamente raddoppiata. La Regione Veneto ha inoltre approvato, nel contesto dei contenuti del progetto Inclusive City for Sustainable Families, la legge regionale 20 del maggio 2020, interventi a sostegno della famiglia e della natalità, per promuovere e perseguire una politica organica e integrata, volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali. Gli elementi di novità introdotti da questa legge prevedono l'introduzione di una cabina di regia, una programmazione triennale e la conferma della premialità per scelte di conciliazione tempi di cura e tempi di lavoro. Inoltre viene posto in rilievo il sostegno alla natalità, l'attenzione alle famiglie fragili, la stipula di protocolli d'intesa, la valutazione di impatto sociale delle iniziative a favore della famiglia, con l'introduzione dell'indicatore socio-economico famiglia. All'interno della legge stessa è possibile riscontrare due esempi di iniziative di successo. Uno, le alleanze territoriali per la famiglia in Veneto, ovvero reti territoriali costituiti dalle forze sociali, economiche e culturali, con le istituzioni, promuovono iniziative di politiche attenti ai bisogni delle famiglie. Due, il programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, promosso di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, progetto finalizzato alla prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia, attraverso una serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità.
È chiaro come in Veneto e in questa crisi il nucleo familiare e la propria abitazione sono stati i grandi protagonisti del successo del modello adottato. I contagiati sono stati seguiti nelle loro case dal loro medico, permettendo alle strutture ospedaliere di far fronte a un numero ridotto di pazienti. Per dare una risposta alle famiglie, varie delibere di giunta, vari provvedimenti del Consiglio regionale hanno stanziato fondi e misure da destinare ai comuni o direttamente ai cittadini, quali il fondo affitti, consegna di spesa, medicine, pasti a domicilio, didattica a distanza per gli alunni. La risposta della cittadinanza e del terzo settore è stata esemplare, con decine di milioni di euro raccolti dalla regione come donazioni. Un aiuto importante è giunto e sta giungendo ancora oggi dalla raccolta di prodotti alimentari pagati dai cittadini e donati attraverso le città e i comuni alle famiglie più bisognose. Il Covid-19 ha messo in luce le carenze della nostra società, ma nell'avversità nascono anche opportunità e la possibilità di ripensare al nostro modello di sviluppo e le risposte da offrire per tutelare e potenziare la famiglia quale incredibile risorsa di solidarietà di crescita economica e sociale per tutti i nostri territori. Oggi stiamo affrontando un'emergenza inedita, ma un'altra sfida ci attende domani, quando dovremo riorganizzare le nostre città e la nostra vita. La pandemia è un punto di svolta, di mutamento e sarà epocale, ma ci darà anche l'opportunità storica di riorganizzare la società, non più rispondendo solo alle esigenze dell'economia, ma ponendo al centro l'essere umano, la famiglia, i bambini, gli anziani e i più deboli. Nella storia, dopo la grande peste nera che colpì appunto l'Europa nella metà del 300, l'intero continente, superati momenti di forte tensioni e scontri sociali, conobbe una straordinaria crescita del benessere, con una forte redistribuzione di ricchezza tra i ceti produttivi. Le città conobbero una fase espansiva eccezionale nel segno dell'arte, della bellezza, ma anche della qualità della vita. Possiamo, guardando alla storia, sognare un futuro migliore. Io dico di sì, sta a noi trasformare il sogno in realtà. Grazie per l'attenzione.